non mi ero mai accorto che la maggior parte delle beatitudini combatte la violenza. Beati i miti, i perseguitati, gli affamati di giustizia, gli operatori di pace. Abbiamo ridotto il mondo, pur nella sua fase più evoluta, in fabbrica di morte. Che spazio hanno le beatitudini? C'è tutta un'escalation che vorrei esporre. Abbiamo innescato l'impossibilità di sopravvivere a causa delle violenze fatte alla natura. È un decreto di morte per l'umanità, ma se non altro è un decreto implicito. Così l'abbiamo voluto esplicitare innalzando a prima industria del globo quella delle armi. Ma poi che spreco tenerle in magazzino, con quello che costano. Così le abbiamo tirate fuori e le stiamo un po' tutti commerciando e moltissimi usando. Ora, non contenti, stiamo creando, chiamiamole regole diplomatiche, per evitare che si dica la verità, e cioè che i morti hanno uguale valore da una parte e dall'altra di qualsiasi conflitto. La collera che provi di fronte alla situazione del tuo popolo è legittima, ma il tuo silenzio di fronte al dolore del mio popolo è insopportabile. Questa frase non so più chi l'ha detta. Forse un palestinese all'amico israeliano, o forse viceversa, un israeliano all'amico palestinese. Va sconfitto ogni silenzio. Le atrocità di guerra sono accompagnate da un deficit di solidarietà, di empatia, di partecipazione, e tutte queste cose vengono sostituite da una classifica perversa di gravità degli orrori. Questo orrore è più di quello, naturalmente a parti contrapposte. Non basta. Ci si impossessa della collera, della rivolta contro l'oppressore, che è legittima, la si sfrutta e la si trasforma in odio, che invece è sempre inaccettabile. L'odio poi si pretende di nasconderlo sotto messianismi religiosi che sono blasfemi e che affossano ogni prospettiva di convivenza. Resistere a un nemico implica la volontà di costruire un'alternativa allo stato di cose esistente. All'opposto, la guerra santa, o meglio quella orribilmente santificata dai mandanti, vuole l'annientamento dell'avversario. Si prova anche a far passare le guerre in corso per lotta anticoloniale. Ma Nelson Mandela, che se ne intendeva, diceva che c'è una moralità rivoluzionaria che impedisce sempre di uccidere gli innocenti. E ora di ritrovare la pietà perduta. San Paolo scriveva a Timoteo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Come tutti? Anche i miei nemici? Come posso pregare un Dio così? Ecco, questa è la santità oggi. Abituati come siamo a polarizzare tutto, cioè a scontrarci sui vaccini, sulla crisi ambientale, sulle persone LGBT e sulle donne, ci viene spontaneo dire come posso pregare un Dio così. Eppure questo è il Dio di Gesù. O cambio Dio o cambio i miei desideri, cioè mi converto. È ora di ritrovare la pietà perduta e desiderare che si salvino ucraini e russi, palestinesi e israeliani e i poveri popoli vittime delle 11 guerre che stanno divorando l'Africa. Riusciamo ad avere uno sguardo più alto, almeno in quanto cristiani, se non in quanto uomini e persone? È ora di ritrovare la pietà perduta. E beati gli operatori di pace. Ma noi accusiamo Dio di non intervenire. Perché, Signore, non fai niente? Non vedi cosa succede sulla terra? Sei muto? Ma poi esisti? Sapete cosa vi dico?
Nessun mediatore è coinvolto e attivo quanto lui oggi. Dio sta ripetendo in ogni momento nella coscienza personale di 8 miliardi di figli suoi: voglio che tutti gli uomini siano salvati. Tocca a noi ora aggiungere e quindi quali conseguenze devo trarre? Chi non si decide a intervenire siamo noi uomini, non Dio. Ecco il modo di essere santi oggi. Desiderare, pregare e operare affinché tutti gli uomini siano salvati. E ricordiamocelo, tutte le vittime innocenti di qualsiasi religione sono santi. Ci troveremo in paradiso migliaia di santi ignorati sulla terra. Tutte le vittime innocenti di qualsiasi religione sono santi.